Radio Cusano TV Italia. Da Roberta Sies, tutti i nostri telespettatori, ricominciamo con una nuova puntata di Una mela al giorno. Come al solito, ogni settimana dedichiamo almeno una delle mele, soprattutto agli ultimi aggiornamenti che diamo sul Covid-19. Oggi sono state delle dichiarazioni importanti da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ormai ci stiamo abituando, piano piano stiamo conoscendo comunque questo nuovo Covid-19, questo coronavirus, insomma nuovo coronavirus come è stato denominato Covid-19 o SARS-CoV-2 secondo il suo termine tecnico. Quali sono le ultime dichiarazioni? Beh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi, attraverso Ranieri Guerra, che è il direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per le iniziative strategiche, ha dichiarato che ancora non siamo comunque usciti totalmente da questa pandemia, anzi ci dovremo aspettare comunque una seconda andata ad ottobre. E questo perché? Perché si trova un'analogia proprio con un'altra infezione virale, che è l'influenza spagnola. Ma noi adesso cerchiamo di fare un po' il punto non solo su quest'ultima notizia, ma anche tutte le altre dichiarazioni che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato in queste ultime settimane, e lo facciamo con il nostro ospite, il virologo Fabrizio Pregliasco, che è ritornato a trovarci, anche attuale direttore sanitario dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Benvenuto Fabrizio. Piacere essere di nuovo con voi, davvero. Grazie. Allora, io vorrei partire dalle ultime dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In che cosa consiste questa analogia con l'influenza spagnola? Purtroppo le varie epidemie del passato, in particolare della spagnola del 18-19, cioè ormai un secolo fa, si è comportata come temiamo possa comportarsi anche SARS-CoV-2. Quindi una prima ondata, un momento più tranquillo durante il periodo estivo, che sfavorisce un po' la diffusione anche dei virus respiratori, mancanza degli sbalzi termici, delle situazioni anche di vicinanza tipiche insomma del periodo più freddo dell'anno, e una ripresentazione alla seconda ondata. Io credo di poter dire che ad oggi non ne siamo certi, però, e quindi posso dire di essere ottimista ma prudente. E dico, questa seconda ondata è una potenzialità, perché la storia ci dice che così può succedere, ma oggi rispetto al passato la scommessa la possiamo vincere attraverso due grossi pilastri. Uno è quello dell'individuazione precoce dei focolai attraverso l'individuazione dei casi sospetti, l'individuazione dei contatti stretti, e questa è una competenza delle istituzioni e del territorio in particolare. E finora il problema però si sta evidenziando, 10 focolai oggi ci sono dall'Alto Adige fino alla Calabria e alla Campania, varia dimensione, piccoli e ad oggi diciamo sostanzialmente sotto controllo, salvo gli aspetti appunto della Campania, di Mondragone che evidenziano anche quelle problematiche sociali che stanno spesso dietro alle difficoltà di comunicazione, di adesione alle disposizioni invece di ognuno di noi come singoli. Quindi responsabilità delle istituzioni, ma anche per noi ricordare che non è tana liberi tutti ed è finita, come giustamente Ranieri Guerra ci ricorda, ma siamo in una situazione di una fine di prima ondata, di un'ondata, però abbiamo in altre nazioni, anche relativamente vicino a voi, a noi, in Inghilterra, ma situazioni ben pesanti, Stati Uniti, Brasile, nell'America Latina, e anche tendenze alla risalita in Cina, che continua a dover attuare in una quasi seconda ondata, nel loro caso, delle azioni di restringimento e di distanziamento sociale. Guardando anche ai nuovi focolai a livello europeo, oltre alla Cina, Pechino, c'è stato anche comunque la Germania, è un altro caso abbastanza eclatante. Assolutamente, i nostri casi sono
dimensioni inferiori dal punto di vista numerico, lì si è andati oltre il migliaio e si sono combinate le situazioni direi peggiori. L'elemento legato al rischio professionale di un lavoro a catena, 20.000 suini macellati ogni giorno in una vicinanza stretta di molte persone in ambienti freddo-umidi legati proprio ai motivi tecnici della macellazione, ma anche l'aspetto poi sociale. Si è messo in evidenza come la gran parte dei lavoratori sono soggetti che arrivano dall'est Europa, che vivono in dormitori, diciamo così, con condizioni igienico-ambientali non eclatanti, con un affollamento, in più con viaggi su autobus verso andate e ritorno verso le loro nazioni di origine. Quindi un concentrato di quello che è il rischio che si può correre, che abbiamo corso, così come è successo in un caso di importazione appunto in Alto Adige, dove una persona che è arrivata dal Pakistan, pur notificandosi alla struttura territoriale della ASL, poi non ha seguito i 14 giorni di isolamento e ha infettato 11 parenti. Quindi situazioni di varia dimensione, ma ognuna da testare, individuare e bloccare, così come si deve fare per gli incendi, no? C'è un incendio importante che noi abbiamo in qualche modo assopito, ma non azzerato, perché la diffusione, seppur a minimi termini, c'è, in pratica però, come i focolai, le braci possono risalire. Noi rispetto a prima abbiamo una maggiore capacità di individuazione dei casi, perché all'inizio ci scordavamo la possibilità di individuare quei asintomatici che in realtà ci arrivano attraverso i test sierologici e che poi vengono a evidenziarsi come positivi al tampone, quindi soggetti sicuramente meno contagiosi che non il paziente sintomatico florido. Ecco, ha citato proprio gli asintomatici. Tra le ultime dichiarazioni c'è stata quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha comunque riferito che non potrebbero essere naturalmente, cioè che potrebbero essere gli asintomatici contagiosi, rispetto a quanto si pensava naturalmente invece in passato. Lei cosa ne pensa? Sicuramente è vero, anche diciamo il fatto che viene rilanciato da molti clinici, ma lo vedo anche nel mio ospedale, meno pazienti meno gravi, con una sintomatologia più bassa, che è tipica della gran parte dei casi, che noi non vedevamo all'inizio perché vedevamo soprattutto pazienti più pesanti. Direi che le indicazioni dell'OMS riguardano queste constatazioni, insomma, di una malattia che ovviamente è più contagiosa nelle fasi iniziali, e quindi l'OMS dice dopo 10 giorni dall'insorgenza dei sintomi e successivi 3 guarigione, quindi dopo 13 giorni non c'è bisogno di fare tamponi di controllo. Questa indicazione però dobbiamo considerare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità la dà in un'ottica mondiale, e soprattutto lo dà dicendo questo in riferimento ai paesi, alle nazioni dove la capacità di eseguire tamponi è inferiore, e quindi dando questa indicazione che ha una valenza scientifica, dice orientate l'azione, l'esecuzione dei tamponi e l'individuazione dei nuovi casi, non state a chiudere, diciamo così, quelli già conosciuti, ma date appunto solo l'indicazione dell'isolamento. Io credo che certo, professore, perché prego, non continui. No, stavo solo dicendo che in Italia credo che per ora valga la pena, visto che si è acquisita questa capacità di esecuzione sistematica dei tamponi, di continuare con questo approccio più stringente in questa fase, dove più lavoriamo per ridurre la diffusione del virus, meglio passeremo l'estate e il prossimo autunno. Assolutamente tutto chiaro. Io gli ho fatto questa domanda anche perché all'inizio, soprattutto lo scoppio della pandemia, quando si stava cercando di conoscere meglio comunque il SARS-CoV-2, molti esperti hanno comunque ribadito, ci siamo sentiti anche in altre puntate, che la differenza che comunque risiedeva tra il SARS-CoV-2, la SARS e le altre epidemie era proprio il fatto cruciale degli asintomatici, perché c'era una maggiore possibilità di contagio da parte degli asintomatici rispetto, per esempio, alla SARS, dove questa possibilità di contagio dagli asintomatici non era così in qualche modo frequente. È vero, la SARS, diciamo il CoV-1, si è riusciti a bloccarlo proprio perché è stato possibile contenerlo, perché la contagiosità era sostanzialmente nei soggetti sintomatici.
Qui sicuramente un ruolo lo hanno anche gli asintomatici, anche perché ci sono asintomatici di diversa tipologia, alcune situazioni come i cosiddetti soggetti, diciamo, portatori nella fase precoce, nella fase di incubazione di malattia, questi sono, come per tante patologie, molto pericolosi perché non hanno ancora la sintomatologia, ma sono nella fase di replicazione massima dell'infezione. Il caso più eclatante è proprio all'inizio in Germania, nella Westfalia, una funzionaria cinese di una ditta tedesca che si è sentita male poi durante il viaggio di ritorno, ma intanto, mentre stava ancora clinicamente bene, creò un primo focolaio in Germania attraverso il contatto con dei colleghi di questa azienda. Quindi sicuramente la contagiosità dell'asintomatico è da valutare in diverse situazioni, appunto nel portatore convalescente presumibilmente molto meno, ma in soggetti fase della malattia e soprattutto precoce, sono stati sicuramente i colpevoli di questa grande diffusione di questo iceberg. Credo che appunto abbiamo sentito tutti che già a dicembre nelle acque reflue di Milano e Torino già si hanno trovato dei residui di RNA del virus. Tutto questo evidenzia il fatto che questo virus si è diffuso ampiamente sott'acqua, diciamo così, senza farsi vedere durante l'epidemia influenzale dicembre-gennaio, e poi è diventato quell'iceberg che ho sempre detto sin dall'inizio molto impegnativo, dove si sono visti tutti in un botto quella percentuale di casi più pesanti, che purtroppo in termini assoluti sono diventati quella fila di bare nei camion militari delle persone colpite più fragili. Un nemico senza dubbio inizialmente invisibile, come è stato insomma definito più volte il SARS-CoV-2. Ha parlato di influenza. Io voglio tornare su questo tema perché il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri Guerra, ha anche considerato come terza arma per combattere la seconda ondata che ci potrebbe essere a ottobre il vaccino antinfluenzale. Le chiedo perché e in che modo il vaccino antinfluenzale possa in qualche modo aiutare appunto contro un'infezione virale che ha un ceppo però completamente diverso. Assolutamente, noi siamo certi che al di là di questa potenziale seconda ondata di Covid-2 la stagione influenzale ci sarà, perché è come le tasse, è ogni anno di dimensioni, diciamo, magari diverse a seconda delle varianti virali. Quest'anno ci aspettiamo due varianti virali, H1N1, H3N2, nuove, quindi con una buona purtroppo capacità diffusiva, ma l'elemento della vaccinazione antinfluenzale, che stenta negli ultimi anni a essere adottata dai soggetti più fragili, ci serve, se quanto più sarà adottata, per far sì che non ci sia una minor possibilità di nascondersi questo virus, e quindi poter fare più facilmente quella che noi diciamo essere la diagnosi differenziale. Cioè, vaccino antinfluenzale, è vero, non copre ovviamente tutte le forme di infezione respiratoria acuta dell'inverno, al di là del Covid-2, perché ci sono ben 262 virus che circolano in inverno, però quello dell'influenza è il virus principale, quello che crea l'epidemia più importante. Togliersi, grazie al vaccino che riduce in modo evidente, anche se non completo, ma ormai ben consolidata efficacia, evita la sintomatologia respiratoria per influenza, ci permette quindi di essere più sereni e tranquilli, o forse più preoccupati quando appunto un soggetto vaccinato ha una sintomatologia respiratoria, orientandolo subito a una diagnosi di Covid. Assolutamente, ci auguriamo anche di giungere ad ottobre migliore, diciamo in qualche modo più preparati anche dal punto di vista delle terapie intensive, che come ha ricordato Ranieri Guerra ad ora si sono svuotate, ma tutte le precauzioni che comunque il governo sta prendendo è proprio per evitare che poi ci sia un ulteriore sovraffollamento con la seconda ondata di ottobre. È un qualcosa che dobbiamo insomma considerare per evitare che si ricrei quello che è successo insomma tra Bergamo e Milano, no? Assolutamente, io quello che credo sia fondamentale è considerare questo incremento nel posti in terapia intensiva come un airbag che ci siamo acquistati e che dobbiamo tenerci. È chiaro che quando uno si compra un airbag non è che ha la voglia di provarlo, no? Sulla sua auto e andare a sbattere, certo. e vedere l'efficacia di questo sistema preventivo. Però queste terapie intensive che sono state estese nel momento d'urgenza, gran parte ora sono, diciamo, silenti e dormienti, però sono appunto questo airbag che ci permetterà
di poter essere più sereni in funzione di una possibile ondata pesante, perché io dico a questo punto questo virus all'inizio ci ha fregato con caratteristiche che non conoscevamo e ora non dobbiamo, diciamo, farci trovare impreparati, quindi dobbiamo organizzarci per la situazione. Lo scenario peggiore, quindi una seconda ondata, io dico nella contezza di riuscire a evitare questa seconda ondata, però avendo la forza di farlo, grazie soprattutto a quei due elementi che dicevo prima, organizzazione nell'individuazione dei focolai e sperabilmente quello che ogni tanto invece si sta vedendo non esserci in modo sistematico, quel distanziamento sociale, quell'attenzione, quel buon senso che ormai per molti viene a mancare perché la speranza è di dire è finito tutto, cosa che non è vera. Io credo che sarà impossibile lanciare la moda della tintarella con la maschera e quindi con un rettangolo bianco sulla bocca e quindi diciamo un uso ragionevole della mascherina, del distanziamento, dell'igiene delle mani che invece è un elemento che dovremo continuare ad attuare. Ecco, introduco immediatamente, visto che siamo in chiusura, un'ultima domanda proprio sulle misure. Le misure, ha citato le mascherine, ha citato le misure di distanziamento sociale, le chiedo i guanti perché sa benissimo che ultimamente ci sono state ulteriori dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha affermato che i guanti siano in qualche modo inutili, ecco vediamo proprio le immagini in questo caso utilizzate nei ristoranti, comunque siano inutili per evitare la trasmissione del contagio, oltre che a creare, soprattutto in questo periodo estivo, una serie di dermatiti che lei sicuramente conosce abbastanza. Che mi dice sui guanti? Guanti sì o guanti no? Ma allora, il guanto può dare un falso senso di fiducia, quindi anche qui l'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è riferita al buon senso. Oltretutto, essendoci anche una, come è successo per le mascherine e gli altri dispositivi di protezione individuale, in questo momento una scarsità di materiali, è bene utilizzarli nelle situazioni più stringenti, quindi nel contesto sanitario, nelle terapie intensive. Però nella pratica comune, giustamente come lei fa notare, ma è evidente, questi guanti danno notevolmente fastidio, già in inverno diventano veramente fastidiosi in estate, sarebbe necessario cambiarli e poi gestirli al meglio anche nel momento in cui si sfilano. Quindi questi è bene, è molto meglio lavarsi le mani, usare il gel, perché in questo caso i guanti non sono come per le epatiti virali una protezione meccanica rispetto a ferite o discontinuità della cute, per cui il sangue, nel caso delle epatiti virali B e C, il contagio avviene sulle mani. Qui il meccanismo, dobbiamo ricordarlo, è quello delle mani che servono solo per, come dire, essere trasportatori in via etti veicolo delle goccioline respiratorie acquisite nell'ambiente verso la bocca, il naso. Il bagno comunque ce lo potremo fare al mare, questo lo può confermare? Ma sì, direi proprio di sì, con buon senso. Ci sono situazioni appunto di relativa distanziamento, è chiaro che magari meglio non nuotare, diciamo, proprio vicinissimi a sconosciuti, però non direi il rischio è limitato, al limite c'è nei contesti di ingresso e dell'uscita negli stabilimenti balneari, però davvero usiamo il buon senso, ma usiamo appunto dei principi generali, no? Cerchiamo magari il distanziamento come elemento di continuità nella modalità di un approccio che non deve essere più freddo, ma più attento rispetto alla vicinanza con altre persone. Ancora una volta ribadiamo che la miglior arma è il distanziamento sociale, quindi assolutamente per combattere questo nuovo coronavirus. Professore, io la ringrazio ancora una volta per essere stato con noi e appuntamento alla prossima. Arrivederci a tutti. Grazie. Io chiudo così questa puntata di Una Mela al Giorno dedicata agli ultimi aggiornamenti che ci sono stati sul Covid-19. Stiamo notando comunque un calo, come anche ben sottolineato l'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche il nostro professor Fabrizio Pregliasco. C'è un calo dei contagi, ma dobbiamo stare attenti perché il buon senso e la responsabilità deve sempre vincere rispetto naturalmente alla volontà molte volte di uscire, alla volontà di togliersi la mascherina. Insomma, l'estate ce la possiamo godere, ma stando comunque sempre attenti. Io per ora chiudo qui, vi do appuntamento con La Mela al Giorno di mercoledì prossimo, sempre alle 16:05. Mi raccomando,
Restate con noi sul DSE 4 perché continua la nostra programmazione con l'informazione quotidiana di Radio Cusano TV Italia. Ancora grazie e un saluto da Roberta Sias.